la strada, tirava questa brocca, ai fini. Grande, un grasso per il sacco, va bene, va bene. E tu l'andesi su un grasso verità, va che ha dato. E mentre andava Gaia resa resa, e stava dando. Bene frattempulati, non si allega, e senza male scorte, due civile. Ed?
bella di festa in cui mangiava tanta corona. All'orfettorio ma non è bestia niente ma è di poco, tranquillo.
quando hai visto la lavagna? Quando hai visto la lavagna? Questo per regalo computato. No, no. Aspì. Vuoi assaggiarlo, è fatto nel forte. Anche San Michele, San Michele qua. Si vede. Si vede. Oh. Ma bisogna arrampicare. Dio, popolo in festa.
abbiamo iniziato col canto, la celebrazione, vi invito subito tutti ad un momento di raccoglimento, di silenzio, di preghiera. E diciamo che il centro, il cuore della nostra giornata, questo momento, la celebrazione dell'Eucaristia in cui realizziamo veramente quella comunione che è il fine di questo nostro incontrare, di incontrarci, di questo nostro convenire. Iniziamo con molto raccoglimento veramente la celebrazione dell'Eucaristia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimo Don Francesco, autorità, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo con gioia la festa di San Pietro in questa antica basilica che ci ricorda la fede dei nostri padri e l'arte, la preghiera che diventava arte. Ora benediciamo all'inizio la nuova statua di San Pietro e poi benediciamo anche tutta la gente per ricordare nel segno dell'acqua il nostro battesimo, la nostra fede. Adesso la benedizione. Preghiamo. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine dell'Apostolo San Pietro, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Abbiamo risolto il problema. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri... Un giorno disse a Gesù: se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. E Gesù allora gli disse: Pietro, tu non solo mi abbandonerai, ma mi rinnegherai 3 volte. E il gallo canterà per risvegliare la tua fede. Anche noi facciamo tante promesse a Dio, alla Madonna, ai santi. Facciamo promesse. Cristiani, cioè...
siamo di Cristo e dobbiamo cambiare vita. Dobbiamo domandare a Dio un cuore nuovo, un cuore capace di amare. La domanda di Gesù è per noi: mi ami tu? Il vostro vescovo si chiama Pietro e ho visto che molti ancora ad Orotelli hanno questo nome, perché sta un po' scomparendo Gesù. Pietro, tu sei Pietro, mi ami tu? Ma se sei Francesca o Giovanni o Antonio, quasi 1000 anni fa i monaci, figli di San Benedetto, nella famiglia dei Camaldolesi, San Benedetto aveva lasciato la sua regola: tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Vangelo. Accresci, Signore, la nostra fede. E vogliamo rivolgere il nostro augurio di buona onomastica al Vescovo nella preghiera. E preghiamo per lui, il nostro Vescovo Pietro, per i suoi impegni, per la sua missione. Su gruppo è santo preso in armonia. Soschidonande vatto a profia, proghi congiunto a sumano rapporto, e rende dare d'onoro, di importo, di vide, pace, amore e allegria. Caisse a nado si deppa di schire, che il mento sempre dare derecire. Accompagniamo la processione pertoriale con il canto. Signore,